Buongiorno a tutti. Video spesa con la busta di Natale di Elf. Non importa. Comunque siamo andati a fare la spesa. Dobbiamo comprare alcune cose, però ovviamente come ogni volta entri al supermercato, vai dentro al supermercato per comprare una cosa e poi esci con 10 cose. Comunque, mi dispiace non so se si sente rumore di pioggia, ma sta piovendo, quindi comunque. Partiamo con Home Bargains. Ho preso il solito disinfettante per il bucato e anche l'ace, questa qua per i bianchi. Questo 1,49 e questo 1,99. Volevo prendere anche Vanish. Voi lo usate per i bianchi? Però aveva un prezzo secondo me troppo spropositato, quindi magari aspetterò che vada in offerta. Poi ho preso una nuova acqua micellare per struccarmi con acido ialuronico, rimuove il make up, le impurità, rinfresca e idrata. Fa tutto praticamente. 3,49, è nuova perché c'è scritto nuovo, della Nivea, vedremo come ci troveremo. Poi ho preso un altro di questi sacchettini per il guardaroba per assorbire l'umidità, 69 centesimi. Allo stesso prezzo ho preso i dischetti struccanti, questi sono 50 di cotone. Poi ho preso, cioè l'ha preso il mio ragazzo, quindi non so esattamente quanto costino, però credo sui 99 centesimi, queste tabs che praticamente si mettono dentro la vaschetta con l'acqua del WC e quando praticamente tiri lo sciacquone esce anche intanto il colore del dischetto, ma il disinfettante, diciamo il profumatore. Poi 99 centesimi ciascuno. Abbiamo preso le Simil Duck Fresh Disc perché come al solito queste costano di meno e sono buone e hanno sempre questo meccanismo qua. Uno è Ocean Fresh e l'altro è Island Dreams, entrambi discreti. Ho preso un altro di questo diffusore alla lavanda che ho messo nel bagnetto piccolo e cioè veramente profuma, strano perché di solito queste cose non profumano e poi è costato 99 centesimi, quindi non avevo grandi aspettative, però devo dire che funziona e l'ho ripreso. Poi ho preso Gaviscon, questo è al menta, sono delle capsuline, cioè sono delle pasticchette così. 1,99 se non mi sbaglio, e comunque non sono andata in farmacia, ma qui nei supermercati, nei negozi, comunque vendono detersivi, queste cose così, tipo Home Bargains, c'è anche il reparto farmacia e c'è praticamente tutto, cioè a parte tipo antibiotici, perché ovviamente quelli ti serve la prescrizione del medico, però di tutte queste cose così, tipo paracetamolo, ibuprofene, Gaviscon in questo caso, sciroppi, non lo so, per la tosse, cose per il naso, non lo so, per il raffreddore, influenza, trovi di tutto e costano pochissimo. Poi abbiamo preso un dentifricio che ci è terminato ieri sera e questo l'ho preso perché costava poco, 99 centesimi, ed è il tubetto da 100 ml, di solito li fanno da 75, invece questo era addirittura più grande, con mentolo, a me il mentolo piace. Qua c'è scritto alito fresco, denti puliti e cavities, non so che cos'è, tipo la cavità, cioè nel senso previene insomma le prevent cavities, non lo so che cosa vuol dire, comunque dentifricio classico. E poi ho visto questo, nel frattempo la busta di Home Bargains è finita, che ho dimenticato di controllare prima di iniziare il video, ma questa marca secondo me costa tantissimo perché mi è praticamente la stessa mousse
detergente l'ho trovata nel calendario dell'avvento di Sephora. No, o Look Fantastic, non mi ricordo qual era. Sephora UK o Look Fantastic UK, insomma uno dei due. E di solito ci sono prodotti super costosi. Io questo da Home Bargains l'ho preso 79 centesimi, e quindi, e c'era di tutto, c'era questo, c'era la stessa dimensione, cioè stessi ml di bagno doccia, c'era anche il siero, l'olio. Scioccata. Io ho ripreso questo perché mi piaceva e poi voglio controllare appunto il prezzo. Però secondo me non costa 79 centesimi. Passiamo al Tesco. Abbiamo preso alcuni snack. Questi li ha presi il mio ragazzo. Sono mirtilli e avena e miele. Con semi, anche qui vedo. Questi sono buoni, non so quanto sono costati, ma sicuramente non tantissimo. Questi erano in offerta a 75 centesimi. Sono 4 barrettine che contengono 3 fette di queste ciascuna. E ogni fetta ha 54 calorie, fonte di frutta, di fibre, eccetera. Questi qua sono al lampone, non li ho mai assaggiati, perché di solito compravo quelli alle mele e ovetta. Boh, l'avrò comprati forse 2 volte, però ho visto questi al lampone e ovetta tra l'altro, e li ho voluti provare. Poi ho preso, passando in gioielleria, delle ciliegie. Sono British King Cherries, vengono dal Kent e sembrano bellissime. Boh, le apro, ecco qua. Belle 2,50, quindi con la club card, se no erano 3,30. Poi ho preso una ricotta 1,40, questa del Tesco è molto buona, comparata a quella della Lidl, che non mi piace proprio. Poi c'è sempre come biscotti snack, questi qua sempre all'avena e mirtilli, non so quanto sono costati. Poi ho preso la schifezzina della settimana, questa granola della Kellogg's con noci caramellate, cioè costava tantissimo, era con la club card scontata a 2,50, quindi si può fare per una volta, tanto già la spesa era stata compromessa da un prodotto che costa tantissimo, che adesso faccio vedere. Poi abbiamo preso questo mix con sale e pepe di frutta secca, perché pomeriggio o questa sera dopo cena vogliamo fare una serata cinema e quindi ci mangeremo queste cose. Poi ho preso una feta costata 0,89, il latte nel boccione medio da 2 litri 2,72, questo costa forse 1,45, qualche cosa del genere. Poi fagiolini 85 centesimi per 220 grammi, ultimamente il mio ragazzo è proprio in fissa. Poi abbiamo preso per 89 centesimi a box, a scatoletta qua, a confezione, delle pesche tabacchiere. Stavo distruggendo tutte cose. Abbiamo preso questa conserva di ciliegie nere, è veramente nera all'interno, sembra molto buona, la prima volta che la vedevo, è 2,50 mi sembra con la club card. Pastina, perché visti i malanni ultimamente abbiamo preso la pastina. E poi al Tesco, no, sì, abbiamo preso, si è preso questa birra qua che non lo so, 3% di volume di alcol all'interno, non lo so. Comunque sembra una cosa molto leggera, la prima volta che la provava era 3,80 pound mi sembra. E l'ultima cosa comprata al Tesco è l'olio, cioè un litro d'olio
il più economico possibile, olio d'oliva neanche extravergine, è costato tipo 8 pound, quello extravergine costava 16, di marca, della marca Tesco costava 14, quindi comunque sempre caro. Noi abbiamo buttato per questo, ragazzi, ci siamo dati al risparmio. Poi, dimenticavo, perché stavo in un'altra busta, sempre al Tesco, abbiamo preso, guardate che bel colore, di tovaglie asciugamani, scusate, perché in Sicilia noi diciamo tovaglia per qualsiasi cosa, però asciugamani e quella per la doccia. Quindi sì, questa è quella grande e questa è quella piccola per le mani, per il viso, quello che si vuole. E l'ho presa da tenere per quando viene qui mia mamma. E erano in offerta con la Club Card, quella grande veniva a 5 e quella piccola veniva a 2. Quindi ottimo, anche perché sono 100% cotone. E passiamo al Lidl. Ho preso 4 melanzane perché venivano 50 centesimi ciascuno e le ho prese. Poi abbiamo preso un'altra busta di latte parzialmente scremato, 89 centesimi. 89 centesimi anche un cetriolo. Poi 5 banane un po' gialline, un po' verdine. Costo non lo so, sarà sul pound, perché questi li pesano alla cassa. Poi ho preso 99 centesimi dei pomodorini. Queste pesche che fanno un odore eccezionale sono quelle a pasta gialla. Buonissime, sono costate 1,30, mi sa. Un bellissimo odore. Scalogni, ormai uso solo questi, cipolle, ciao, 99 centesimi. I miei soliti chewing gum che tengo in macchina, 1,35. Per uno tipo 80, no, forse di meno, 1,40, qualcosa di queste. Ho preso questi cereali che con i berries, fragole, lamponi, eccetera. Affettati abbiamo preso, aspettate, questo prosciutto che comunque, ragazzi, non guardate le date perché che sto registrando prima di questa data, proprio, però voi lo vedrete dopo questa data, quindi non sto comprando cose scadute, solamente per precisare. E da 2,25 a 1,57 e poi ho voluto provare a 1,99 questo affettato vegetale della Quorn, che non so se c'è in Italia, però è una marca discretamente buona. È vegetariano, comunque non è vegano, perché c'è il latte. C'è il latte dentro. Il latte? Ah sì, c'è tipo Philadelphia. Soft cheese, dice, non lo so. Ed è con spinaci e peperoni, e lo volevo provare da tanto. Questo al Tesco costa molto di più, tipo 2,50, però l'ho trovato a Lidl 1,99, era tra l'altro l'ultima confezione. Poi abbiamo preso della settimana greca questi carciofi sott'olio con capperi e olive calamata. Sembrano molto buoni, 1,79. E per finire, la ragione per il quale eravamo andati a Lidl era questa, praticamente comprare le scatolettine a Oliver in gravy. Innanzitutto queste le avevamo prese per Lana, perché mangio solo cose in gravy e non in jelly, sì, un po' viziata, però non le piacciono, e quindi avevamo aperto una scatolettina, lei immediatamente l'ha snobbata. Invece Oliver poi è andato e se l'è mangiato lui, che praticamente lui non mangia mai cibo umido, solamente cose secche, però questa gli piace, quindi ogni tanto, tipo una volta alla settimana, la domenica, gliela diamo in modo tale che introduca
alimenti umidi e non sempre secchi. E queste qua sono carine perché sono con manzo e pomodoro, pollo e carote, anatra e zucchina e con tipo selvaggina e carote. Quindi benissimo, sono 12, 85 grammi ciascuno e sono costate tipo 3,90-3,50. E basta, questa è tutta la spesa per questa settimana. Io spero che questo video, come al solito, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se la Cuorno come marca c'è anche in Italia. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!